Bene, dopo aver visto i fondamenti, le cose principali della teoria cinetica, sulla quale torneremo più avanti, soprattutto quando parleremo del secondo principio, andiamo adesso a vedere un argomento più legato alla termodinamica classica, okay? Ed è il concetto di calore. Logicamente questo concetto è sempre stato confuso col concetto di temperatura. Okay. Quando tocco una cosa e mi scotto, dice questo è caldo. In realtà sto facendo un'affermazione riguardo la sua temperatura. Ok, oppure dico questo è freddo. Il calore e la temperatura sono qualcosa di leggermente, di abbastanza diverso. Oggi chiamiamo calore una porzione, anche se anticipo un po' le cose, una grandezza di energia che sta trasferendo. Cosa significa? Beh, supponiamo di avere una certa quantità d'acqua messa sul fuoco. Per esempio, dovete fare la pasta asciutta, potete bollire l'acqua. Okay. E se misurassimo la temperatura della nostra massa d'acqua, vedremo che nel tempo cambia. Okay. Se accendo il fornello sotto la pentola d'acqua, la temperatura nel tempo, se la leggo più volte, ha valori diversi. Quando questo accade, cioè se un sistema come l'acqua dentro la pentola subisce variazioni di temperatura, si può dire che ha scambiato calore con l'esterno. Se la temperatura del sistema aumenta, dico che l'acqua, il mio sistema, ha acquisito, ha ricevuto o ha assorbito calore. Se la temperatura del sistema diminuisce, dico che il sistema ha perso o gli è stato sottratto calore. Ok? Il trasferimento di calore, il passaggio di calore, è qualcosa associato alla variazione della temperatura di un oggetto con alcune casi speciali che vedremo però tra un attimo. Adesso accontentiamoci della definizione di base. Di fatto la quantità fisica che definisco calore trasmessa in questo caso o ceduta all'acqua si misura nel seguente modo. Chiamo calore Q, la grandezza fisica ceduta all'acqua, nel mio caso che sta sul fuoco, un qualcosa calcolato in questo modo. È proporzionale alla variazione di temperatura, se cedo più calore la temperatura aumenta di più, se cedo poco calore la temperatura aumenta di meno. È proporzionale a quanta massa di sostanza sto scaldando. Per scaldare una pentola grande di acqua mi serve più calore perché scaldarmi un pentolino piccolo. E in più, in mezzo a queste due grandezze, c'è una costante C piccola che tiene conto di che cosa, qual è la natura della sostanza che sta ricevendo o cedendo calore, che si chiama calore specifico. Prima di appurare la natura di questa grandezza fisica, veniva introdotta una unità di misura speciale per il calore, che erano le calorie. K-A-L.
e veniva preso, ancora preso riferimento il calore specifico dell'acqua. Viene preso come unitario. In che senso? Nel senso che per far cambiare di un grado una massa di un grammo di acqua vi serve una caloria. 1, 1, 1, più facile così si muore. Attenzione, un grammo, non un chilogrammo, ok? Quindi per l'acqua ho una caloria rispetto a grammi e gradi centigradi. Ok, lì in questo caso è indifferente perché il delta T è lo stesso. Ok? Quindi faccio l'esempio, se voglio scaldare un litro di acqua, quindi un chilogrammo di acqua, voglio scaldarlo da temperatura ambiente di 20 gradi a 30 gradi, mi servono 1 per 1000 per 20 calorie. Ok? 20.000 calorie oppure 20 kilocalorie. Esiste anche la caloria con la C maiuscola, che sono chilocalorie, anche se adesso ormai né negli alimenti né in generale viene più usata questa unità di misura. D'accordo? Questa definizione assume implicitamente che questo numerino, il calore specifico, dipenda solo dal tipo di sostanza. Questo non è del tutto vero. Il calore specifico non è proprio del tutto indipendente dalla temperatura. Le temperature diverse, ahimè, il calore specifico può cambiare. Però in prima approssimazione lo prendiamo come costante. In realtà la definizione rigorosa è questa. Si chiama caloria, piccola caloria, la quantità di calore necessaria a far aumentare la massa di un grammo d'acqua da temperatura di 13,5 a 14,5 gradi centigradi. Aiuto, chiaro? La grandezza C piccolo m, cioè il calore specifico per la massa, vado a scrivere, questo si chiama calore specifico, invece C piccolo per m prende il nome di C grande ed è capacità termica. Per cui posso scrivere Q uguale a C grande. Per capacità termica si intende il prodotto di calore specifico per massa del sistema. Quindi la capacità termica si misura in calorie fratto grado centigrado o grado Kelvin, come preferite. Ok? In realtà di che cosa si tratta? All'inizio dell'Ottocento, la persona che ha dato il nome all'energia, James Prescott Joule,
era un birraio autodidatta, aveva una birreria a Manchester, ma aveva un laboratorio molto fornito. E si divertiva a vedere se le sue idee avevano un fondamento o no. E ha ideato questo macchinario. Che cos'è? Per lui si è accorto, ho notato insomma, questo di osservazione cruciale, la curiosità è quanto di più importante non solo nella scienza ma anche nel resto degli ambienti, che se io agito l'acqua dentro un contenitore questa si scalda, poco ma si scalda, e se prendo due masse ciascuna di mezzo chilogrammo, in totale un chilogrammo, e li lascio cadere mentre questi si calano, trascuriamo gli attriti, cadono di un metro, ok? Queste masse in caduta sono collegate a un'asta con delle pale che fa girare l'acqua, la temperatura dell'acqua sale di un grado. Ok? Quindi questo cosa significa? Significa che per aumentare la temperatura dell'acqua qualcuno gli deve aver dato del calore, per quanto avevo appena visto. Ma questo calore da dove viene? Chi ha scaldato l'acqua? Il calore viene dall'energia meccanica dei due pesetti sospesi, i quali cadendo perdono energia meccanica, perché arrivano in fondo che sono fermi, qui avevano l'energia potenziale, partono da fermi, qui arrivano fermi, non hanno più né energia né cinetica né potenziale, tutta la loro energia meccanica, salvo ripeto gli attriti, è stata trasferita all'acqua in termini di calore, perché l'unico effetto di questo processo è quello di scaldare l'acqua. Quindi in realtà il calore non è una grandezza fisica nuova, ma è una forma di energia in passaggio. L'energia viene trasferita da un corpo o che viene tolta da un corpo. E di fatto l'equivalente in termini di calorie del joule o viceversa è il seguente. Una caloria sono 4,186 joule, devi controllare il numero, no, 8, 8, 486 joule, una kilocaloria o grande caloria sono 4.186 joule, equivalentemente. Quindi per scaldare un chilogrammo di acqua di un grado devo poterle trasferire 4.186 joule. Okay. Questo significa, ripeto, che l'unità di misura calorie non è altro che un modo diverso di parlare di energia. Energia che viene fornita o sottratta al corpo. Oggi sappiamo bene che cos'è l'energia, okay. Ma quando questa è stata proposta si pensava, prima di questa esperienza, pensava che il calore fosse un fluido, un po' come l'elettricità, che potesse passare da un corpo a un altro, come il peso delle cariche elettriche. E molta termodinamica è stata fatta nell'ipotesi che il calore fosse un fluido, una sostanza, qualcosa di materiale. L'esperienza di Joule ha mostrato che in realtà il fluido è una forma di energia, non è qualcosa di materiale, non è un fluido, non è come l'elettricità. E parlare di calorie è come parlare di Joule, cioè è come dire
questo tavolo posso misurarlo in metri oppure in pollici o in yard, ma sempre una lunghezza è. Attualmente il sistema internazionale non prevede questo tipo di unità di misura, il calore si misura in joule, calorie in joule, anche se nel linguaggio comune lo si usa ancora per tradizione. Ok? Tutto chiaro? Ma allora, possiamo guardare con occhi un pochettino diversi una delle prime cose che abbiamo visto. Ricordate il concetto di equilibrio termico, principio zero della termodinamica: se il corpo A è in equilibrio col corpo B, il corpo B è in equilibrio termico col corpo C, anche A e C sono in equilibrio termico. Benissimo. Come si raggiunge l'equilibrio termico? Scusate che io parlo di due corpi di temperatura diversa. Metto nella mia pentola, c'è un po' di acqua, M1 di acqua, poi prendo un altro contenitore, non lo volevo più, ma pazienza, e ci verso dentro dell'altra acqua, M2, temperatura diversa, questa è T1, T2. Quale sarà la temperatura dell'equilibrio? Non è detto, qualcuno propone la metà. E se ho un grammo di acqua a temperatura T1 e un litro di acqua a temperatura T2, è difficile che sia la metà tra T1 e T2, è improbabile. Dipenderà dalla massa M1 e M2 e dalla temperatura T1 e T2, non solo, ma se in realtà questa non è acqua, ma dipenderà anche dal calore specifico. Qual è il principio che mi guida al calcolo della temperatura di equilibrio? Facciamo un esempio. Supponiamo di avere primo corpo temperatura T1, massa L1, calore specifico C1, secondo corpo, cioè seconda massa di liquido, temperatura iniziale T2, massa L2, calore specifico C2. Supponiamo che T2 sia maggiore di T1. Okay? La temperatura d'equilibrio sarà più grande di T2, sarà più piccola di T1, sarà in mezzo a questi due. Per quale ragione? Cosa succede? Perché il corpo T2 si raffredda, se la sua temperatura è più alta, quella dell'equilibrio in mezzo, T2, M2 cede calore, mentre M1 lo acquisisce. Ma se i due corpi sono isolati termicamente dall'esterno, cioè non scambiano calore con l'ambiente, tanto calore cede uno, tanto calore acquisisce l'altro. Perché? Perché vale il principio di conservazione dell'energia. Qui abbiamo un'energia di forma nuova, non è un'energia meccanica questa. Okay. In parte abbiamo già intuito di che tipo di energia si tratta, energia termica, ma insomma, la vedremo meglio tra un pochino. Tanta energia cede il corpo a temperatura più alta, tanta energia acquisisce il corpo a temperatura più bassa. Quindi il calore scambiato con l'esterno dal primo corpo più il calore scambiato dal secondo deve dare zero in totale. Tanto calore acquisisce uno, tanto calore cede l'altro. Ok? Con l'idea che la temperatura all'equilibrio termico del corpo 1, proprio per la natura dell'equilibrio termico, è la stessa del corpo 2. I due corpi sono in equilibrio termico se sono alla stessa temperatura, indifferente quale sia, ma deve essere la stessa. Ok? E
vediamo come trovarla. Riscrivo Q1 più Q2 uguale. Il calore scambiato con l'esterno del primo corpo, definizione di calore, sarà calore specifico C1 per massa del primo corpo per la variazione di temperatura, cioè quella finale meno quella iniziale, quindi temperatura dell'equilibrio meno temperatura iniziale, questo è delta T, che nel caso del primo, se la temperatura è più bassa, questo delta T sarà positivo, il primo corpo si scalda. Q2 sarà C2 L2, temperatura dell'equilibrio meno T2, e questo sarà negativo, perché la temperatura dell'equilibrio sarà più bassa di T2. La loro somma mi dà 0 e l'unica incognita è la temperatura di equilibrio. Un briciolo di algebra mescoli e viene fuori la temperatura di equilibrio. Posso cambiare foglia? Riscrivo la conservazione dell'energia come C1 M1 T-equilibrio meno T1 più C2 M2 T-equilibrio meno T2 uguale a 0. Tolgo le parentesi. C1 M1 T-equilibrio meno C1 M1 T1 più C2 M2 T-equilibrio meno C2 M2 T2 uguale a 0. Tengo a sinistra i termini con temperatura di equilibrio, sposto a destra dell'uguale quelli senza e la colgo per chi è all'equilibrio, ottengo C1 M1 più C2 M2 uguale a C1 M1 T1 più C2 M2 T2. Infine divido per la capacità termica totale e ho la temperatura dell'equilibrio. Lo scrivo molto male, dovrei andare a scuola. C1, M1, T1, tratto C1, M1 più C2. Questa è la temperatura dell'equilibrio, che dipende dalle masse dei due corpi, dei due fluidi, dalle loro temperature iniziali e dai loro calori specifici. Chiaramente se ho tre oggetti sarà C1 M1 T1 più C2 M2 T2 più C3 M3 T3 eccetera eccetera. Quindi è sì una media, ma non è una media aritmetica, ma è una media pesata o ponderata con le capacità termiche. D'accordo? Esercizio. Supponiamo di avere la massa M1 pari a 2 litri di acqua a temperatura iniziale di 20 gradi centigradi. Aggiungiamo a questa una massa L2 di acqua pari a 1 litro di temperatura iniziale 60 gradi. Qual è la temperatura all'equilibrio? Faccio altro che ricopiare la formula di prima, nell'ipotesi ovviamente che non ci siano dispersioni di calore, e ottengo nel caso CM1 T1 più CM2 T2 fratto CM1 più CM2
il calore specifico è lo stesso per tutti e due i corpi che sono entrambi acqua, quindi posso raccogliere C al numeratore e anche al denominatore e semplificare per C. Faccio calcoli di meno. Se la sostanza è la stessa, il calore specifico non influisce. È chiaro o serve che lo riscrivo? E quindi ho M1, 2 litri, per T1, 20 gradi, più M2, 1 litro, per T2, 60 gradi, diviso 3 litri. Allora, 2 litri per 20 gradi, più 1 litro per 60 gradi centigradi diviso 3 litri. 2 per 20, 40, più 60, 100 litri per gradi centigradi sotto 3 litri. Litri e litri si semplificano, uguale se dice così, 100 terzi, circa 33 gradi centigradi. Altro esercizio, tutto chiaro fin qua? Devo fare il bagnetto al pupo. E ho la mia bacinella di acqua con dentro l'acqua molto calda, il pupo non gradisce l'acqua molto calda. La bacinella contiene... quanto conterrà? Una decina di litri. A temperatura T1. 40 gradi, un po' caldino. Okay. È necessario che io porti la temperatura del bagnetto, quindi T all'equilibrio, quanto facciamo il bagnetto? Una ventina di gradi. Il pupo non è un vichingo, 15 gradi. E per farlo uso l'acqua che esce dal rubinetto. L'acqua dal rubinetto, perdonate il mio rubinetto, T2, 10 gradi. Facciamo il bagnetto di Laponia, 10 gradi. Quanta massa di acqua devo aggiungere? Qual è la massa M2 che mi serve per portare la temperatura all'equilibrio dell'intera miscela M1 più M2 alla temperatura di 20 gradi e poter fare il bagnetto con tutta tranquillità? È tutto chiaro? Proposte. Una possibilità è provare. Uno di voi fa la parte del pupo, lo buttiamo nell'acqua a 40 gradi e vediamo il salto. Altrimenti?
senza voler scottare il pupo. Una delle possibilità, forse la peggiore, è invertire questa. Questa è la peggiore perché è quella più laboriosa. Molto meglio lavorare qui. Torniamo al fatto che il calore ceduto dalla massa M1 è l'opposto di quello acquisito da M2. E lì posso esplicitare direttamente M2. Quindi l'iconica è M2. Quanta massa di acqua fredda devo aggiungere? Quanto volume se volete? Vediamo i litri. Allora ho Q1, C1, M1, delta T1, Q2, C2, M2, delta T2, devono essere opposti. Il calore ceduto dal primo corpo, dalla massa di acqua calda, è C1, M1, temperatura di equilibrio meno temperatura iniziale, deve essere uguale a meno Cm2, punto dell'equilibrio, meno T2. Noi abbiamo M2 come incognita. Ok? Quindi non facciamo altro che risolvere dividendo a destra e a sinistra per meno C dell'equilibrio fratto per 2. Quindi M2, la massa a temperatura T2, o il volume se preferite di acqua da aggiungere, e dai due C posso semplificare, tanto sono lo stesso. Ho M1 all'equilibrio meno T1 fratto temperatura all'equilibrio meno T2. Questa è quanta acqua devo aggiungere, andiamo a vedere quanto ci serve. Avevamo detto 10 litri per la temperatura dell'equilibrio 20 gradi meno quella iniziale 40 gradi fratto temperatura all'equilibrio 20 meno, qui ho un meno 10, questo meno me l'ho dimenticato, l'ho messo qua sotto. Ok? Al numeratore ho 10 litri per 20 meno 40 meno 20 gradi e sotto ho meno 20 più 10, 10 gradi, meno 10 più 40, meno 10, sotto è meno 10 per 20 900 per gradi, devo aggiungere altri 20 litri. Vediamo se vi ricordate. Per trovare la temperatura di equilibrio siamo partiti da queste due considerazioni.
praticamente conservazione dell'energia, tanta energia cede uno, tanta energia assorbe l'altro, e misura o definizione di quantità di calore. Questo è valido, è vero, applicabile sempre. Poi ci sono casi in cui devo stare un pochino più attento. Questa è una domanda difficile. Chi di voi d'estate usa bere bibite ghiacciate? No. Nessuno, bene. Uno, due, tre, quattro. Che succede? Avete la bibita con l'acqua, temperatura ambiente, 24, 25, 30 gradi a seconda, e questa mettete del ghiaccio, meno 5, meno 6 gradi, dipende da dove lo prendete. Posso usare questa, in particolare questa relazione dove M1 è l'acqua e M2 è il ghiaccio, per trovare la temperatura dell'equilibrio? No. Cosa manca? Però sto correndo, lo ripeto, se lo vedremo più approfonditamente un po' più avanti. Manca il passaggio di stato. Perché? Perché durante i passaggi di stato questa definizione viene violata. La temperatura non cambia, ma c'è trasferimento di calore. Per oggi basta. Thank you.